Quesito 6, simulazione 25 gennaio 2016. Onda luminosa non polarizzata incide su polarizzatore P1, la radiazione uscente incide su un secondo polarizzatore P2 con asse di trasmissione a 90 gradi rispetto al primo. Da P2 non esce nessuna radiazione. Dimostrare che ponendo un terzo polarizzatore tra P1 e P2, che forma un angolo alfa con P1, ci sarà radiazione uscente da P2 e trovare l'angolo alfa che rende massima l'intensità della radiazione uscente e il valore di tale intensità rispetto all'intensità I0 dell'onda non polarizzata. Abbiamo già visto prima questa situazione con i tre polarizzatori ABC e il polarizzatore di mezzo che forma un angolo beta, il suo asse di trasmissione rispetto a quello del polarizzatore A. Abbiamo già visto che l'intensità della radiazione uscente da C è uguale a quella uscente da B con squadro gamma, ma quella uscente da B era IA cos quadro beta. Quindi in definitiva abbiamo IC uguale IA IB cos quadro beta cos quadro gamma. Inoltre gamma è 90 gradi meno beta e quindi il cosen quadro di gamma è il sen quadro del complementare, cioè di beta. Dunque alla fine la formula è l'intensità della radiazione luminosa uscente da C è uguale a quella uscente da A cos quadro beta sen quadro beta. Ma quella uscente da A era metà di quella incidente non polarizzata, quindi 0 mezzi. Dunque, in conclusione, la formula complessiva è IC uguale I0 mezzi, che sarebbe IA, per cosen quadro di beta. Ora bisogna trovare l'angolo beta che rende massimo questo valore. Siccome 2 cos beta sen beta è seno di 2 beta, allora questa quantità cos quadro beta sen quadro beta è un quarto sen quadro di 2 beta. Andiamo a sostituire un mezzo, un quarto, un ottavo, I0 sen quadro di 2 beta. Questo valore diventa massimo quando sen quadro di 2 beta è massimo, cioè quando vale 1. Sen quadro di 2 beta uguale 1, questo accade quando l'angolo 2 beta è 90 gradi, quindi beta è 45 gradi. Dunque l'angolo del polarizzatore di mezzo deve essere di 45 gradi per rendere massima l'intensità luminosa uscente da C. In questo caso l'intensità luminosa massima è un ottavo I0, in quanto il sen quadro 2 beta è diventato pari a 1, un ottavo I0. Quindi nella situazione migliore, dai tre polarizzatori, cioè dall'ultimo polarizzatore, esce il 12,5% dell'intensità luminosa I0 che incideva sul primo polarizzatore. La soluzione del Muir è un po' più complicata, dimostra la formula di Malus e distingue due casi in cui l'onda incidente non è polarizzata oppure è invece polarizzata. Il testo ci diceva già direttamente che non era polarizzata. Comunque al termine di tutti questi calcoli si ritrovano formule simili alle nostre. Con sen quadrato di 2 alfa, l'alfa sarebbe il nostro beta, che ha un massimo per 2 alfa uguale 90 gradi, quindi alfa uguale 45 gradi, e l'intensità luminosa massima è un ottavo I0, come abbiamo visto.